sta fuori come Berga, quando non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo. Tu sai di Ginger Beer, non di Ginger Roger, oggi resta qui, spezzami la... video in cui vi racconto quella che è stata la nostra esperienza al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari del 23 luglio 2023 allo Stadio Olimpico. Vi ho fatto vedere ad inizio video qualche spezzone. Prima di proseguire però col video, una grande premessa: non siamo fan spiegati dei Pinguini Tattici Nucleari, nel senso che non siamo quel tipo di persone che si fanno tutte le tappe del tour o che hanno le pareti della camera piene di poster dei Pinguini Tattici Nucleari. Quindi siamo più delle persone a cui piace la loro musica, a cui piace la loro arte, il contenuto delle loro canzoni, in particolare magari qualcuna, ma non dei fan che si tirano via la pelle o si tatuano le frasi delle canzoni. Ecco, quindi inquadrate l'opinione sullo show, sul concerto, ecco, in quest'ottica. Adesso vi racconto un po' come abbiamo vissuto questa esperienza, pro e contro, e tutti i dettagli del caso, e poi vi lascio a fine video a qualche spezzone del concerto che ho registrato, ovviamente tentando di non spoilerarvi molto, ma posso assicurarvi che quello che c'è nel video è solamente un assaggio di uno show che merita davvero tanto. Ma andiamo con ordine. Per questo concerto abbiamo fruito dell'esperienza VIP Silver, quindi non parterre, non gold, ma silver, che ci ha dato diritto ad alcune, diciamo, particolarità, ad alcune agevolazioni, non tutte realizzate, purtroppo. Siamo arrivati in area Stadio Olimpico, ovviamente partendo molto prima, anche perché io ho viaggiato con una gomma distrutta, in realtà sono tutte e quattro distrutte, ma una in particolar modo. Quello che mi ha un po', diciamo, fatto storcere il naso è stato il fatto che nemmeno i vigili urbani sembravano preparati. Noi, non essendo di Roma, abbiamo chiesto informazioni e gli stessi vigili ci davano indicazioni un po' discordanti tra di loro, insomma non si capiva bene. Nel pacchetto non era incluso il parcheggio, quindi abbiamo girato un po'. Fortunatamente nell'arco di 15-20 minuti abbiamo trovato un parcheggio. Arrivati lì, prima amara sorpresa, cioè il fatto che noi in teoria da pacchetto avremmo dovuto avere un ingresso agevolato. In realtà, per qualche motivo, senza nemmeno preavvisarci, si è fatto l'ingresso unico, quindi tutti in un unico ingresso. Sia ben chiaro, poi non abbiamo avuto disagi in sé per sé, perché comunque l'ingresso è stato molto diretto, però diciamo ci aspettavamo qualcosa di diverso. Altro contenuto del pacchetto silver è l'area hospitality. Anche qui indicazioni un po' poco chiare. Era ben chiaro quale fosse il bar, quale fosse l'area hospitality, ci è stata indicata da più persone. Non c'era un cartello con frecce che indicassero area hospitality silver da qui. Arriviamo all'area hospitality, dove ci vengono dati i gadget inclusi nel pacchetto, che io vi faccio vedere. Allora, ci è stata consegnata questa borsa, bella, nel senso ottima per il mare, ovviamente eravamo in due, quindi ce ne hanno dati due, con all'interno, vi faccio subito vedere, questo telomare. Quindi un telomare che non fa mai male, cioè nel senso è un bel telomare. Questo è il gadget esclusivo, oddio, vediamo se riesco a farvelo vedere più o meno. Aspetta, incontrare, fantastico. Questo più o meno il telomare, non ve lo apro tutto perché sennò è un casino rimetterlo poi a posto. E oltre questo, mettiamo qui da un lato, ci hanno consegnato anche questo, il pass che abbiamo messo al collo, bello, cioè nel senso che questo è stato forse il più carino dei gadget. No che non sia bella questa, però un po' poco da concerto. Comunque ci hanno consegnato questo e poi ci hanno dato anche il braccialetto, che poi comunque tra questo e il braccialetto, quello che effettivamente faceva la differenza lì dentro era questo, ovviamente, con scritto Silver Package. Quindi un braccialetto semplice, si mette al polso e si indossa, nient'altro.
Nel parchetto Silver c'è inclusa anche la cena a buffet, buffet che si vede che era di classe, scopre quantomeno al service, cioè camerieri molto gentili, molto professionali. Quindi sotto questo punto di vista top, lato cibo invece, chiara la distribuzione del buffet, chiara la distribuzione delle bevande, noi abbiamo girato un po' per capire dove fossero esattamente le cose. Sulla qualità, cioè nel senso buono ma non buonissimo, cioè non straordinario. Poco meglio che mediocre, e francamente allo Stadio Olimpico a un concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che ti fa sold out, mi sarei aspettato una qualità leggermente maggiore. Le bevande ok, c'era il prosecco, c'era lo spritz, Coca-Cola, insomma acqua, volontà, insomma, qui ci siamo. Veniamo accompagnati alla nostra postazione, al nostro sedile in tribuna Montemario centrale, peraltro. Ragazzi, inutile dire che lo spettacolo è stato fantastico, visuale ottima. L'unico guaio è stato il caldo, è stato perché cioè, non tirava un filo di vento allucinante, ma spettacolo top. Spettacolo che è iniziato 15-20 minuti in ritardo rispetto all'orario. Peraltro, io non vi voglio spoilerare nulla, non vi voglio dire nulla, però, attenzione, nel senso che all'inizio non è come sembra. Show, che va definito per quello che è uno show perfetto, quantomeno a livello di tempistiche, di attacchi, di sviluppo dell'intero concerto, perché non sono delle canzoni messe lì, ecco. Diciamo che ogni canzone segue una certa narrativa dello show, dunque costruito bene, le canzoni hanno un senso dove sono inserite, cantate, devo dire, con esecuzioni nel nostro caso sono state perfette. Peraltro, coinvolgimento del pubblico più che buono, anzi, ottimo, con delle trovate secondo me di intrattenimento che non sono male. Poi era anche il pubblico in sé, cioè il pubblico dei Pinguini Tattici Nucleari è comunque un certo tipo di pubblico che non è di quelli che ti porta il fumogeno, ecco, al concerto, ma non è nemmeno di quelli che stanno zitti e fermi, quindi mi è davvero piaciuto tanto, piaciuto anche, e io su queste cose ci torno perché, come ho detto all'inizio video, né io né Grazia siamo due fan sfegatati dei Pinguini, e quindi magari non io, quantomeno tendo a non soffermarmi solamente sulle canzoni, ma proprio sul flow che c'è, sono riusciti a trovare, secondo me, una scaletta che, a parte dare un senso a dove le canzoni sono inserite, ma anche costruire una certa storia che ti fa viaggiare da emozioni un po' più superficiali, poi va giù nel profondo per poi riemergere e chiudere. Promosso, cioè mi ha lasciato con emozioni a tratti profonde, talvolta pesanti, ma poi condite con molta leggerezza che hanno reso comunque la serata molto piacevole. Perdonatemi, sto facendo tanti giri di parole per non spoilerarvi nulla, però per farvi passare quello che ho, che abbiamo vissuto quella sera. Ovviamente, si può cantare a squarciagora tranquillissimamente, spettacoli di luce anche fantastici, quindi davvero organizzazione sotto questo punto di vista più che promossa. Poi niente, il concerto è terminato, il fluire fuori è stato abbastanza tranquillo. Dunque, in buona sostanza direi serata promossa, concerto promosso, organizzazione fuori da migliorare, però ne vale assolutamente la pena. Vale la pena comprare il package? Dipende, vi dico che dipende. Dipende dal prezzo a cui lo andate a trovare, dipende dall'occasione per cui andate a quel concerto. Almeno una volta nella vita, secondo me, va provato, perché comunque è un'esperienza diversa dal parterre. Poi, magari, se andate a un concerto così perché vi piace quell'artista, non c'è nessuna ricorrenza in particolare, allora il parterre va più che bene. Certo, magari il parterre a fine luglio, non lo so, ho qualche dubbio, qualche riserva me la tengo, che già c'era caldo in tribuna, cioè figuriamoci lì sotto. Poi se avete magari qualche esperienza, qualche ricorrenza in particolare, il pensierino lì ce lo farei. Dipende sempre quanto siete fan di una de determinata band o di un determinato artista e come pensate quella serata. Perché il parterre vi vede l'esperienza più da, non vi dico da salotto, però diciamo seduti, comunque senza gente addosso. Secondo me da un certo punto di vista là si gode meglio.
per fan come me, grazie. Se poi avete il poster, avete la playlist a ruota, avete tutto di tutto di tutto di tutto, magari il parterre fa più al caso vostro. Dico che dipende. Se ovviamente trovate il big package silver a un prezzo che sia poco superiore alle 100 euro, ok, ne vale comunque la pena. Di più fate le vostre valutazioni, anche magari andando a vedere qualche recensione del concerto, perché dipende anche dal tipo di concerto e da come è impostato. Ciò detto, ho parlato anche troppo per questo video, è davvero tutto. Io vi lascio con degli spezzoni di concerto per farvi salire un po' l'acquolina in bocca. Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, non dimenticate, se il video vi è piaciuto, di mettere un mi piace e di condividere questo video. E soprattutto, se voi siete già andati al concerto dei Linguini Tattici Nucleari o volete andarci o avete intenzione di andarci, fatemi sapere le vostre esperienze, raccontatemele qui sotto, perché sono davvero curioso di leggerle e magari di confrontarci, anche magari cogliendo qualche consiglio per il prossimo concerto. Qui è Black Arrow e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Domenico, non c'è posto per le tue foto con me in autodoc. Se ti senti persa dentro la malinconia, i giorni grigi e cieli neri, tu ricordi che sei bella come casa mia. Mi spianterà l'inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, tutto cambia e sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare dal piacere, non si ordina più lo che cosa si può fare. Un poco di passione può stanchiare il suo fans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno. Oggi non festeggeremo. Il bar ha sempre fatto il maturo. Volo che si lamenta, chi sta zitto, gli attivisti. Ha sempre poco tempo per l'amore e tutte le altre cose inventate dai comunisti. Una tassa in quattro che si perde dentro a un est. Chiamiamo appunto voglio stare fuori con me. Fuoco non si dorme.